Ciao ragazzi, ben ritrovati qui all'angolo di The Voice. Io presento subito i miei ospiti, li avete già visti, li avete già conosciuti nelle puntate precedenti nell'angolo di The Voice. Avete già sentito il nome di Marco Sortino, che lo saluto, alla mia sinistra, e Giacomo Bianchi alla mia destra. Avete avuto modo di vederli, lui nella prima puntata, la cavia dell'angolo di The Voice, è il caso di dirlo. Però direi che è andata bene. Direi abbastanza bene. Non la mia, quella dopo. Direi sì, è stata una cavia molto importante. Sortino che vanta di avere forse la miglior puntata dell'angolo di The Voice, quindi apriremo un dibattito. Quale vi è piaciuta di più? Credo che vinca Sortino, no? Penso di sì. Ecco. YouTube dice così. Ok, perfetto. Quindi perché Sortino è un influencer. È arrivato a 1200 followers. No. Oggi! Ah, ci siamo arrivati. È arrivato oggi, 6 febbraio 2018. Sortino ho dovuto aggiungere 30 persone a caso. Questo è Marco Sortino. Oggi la puntata dell'angolo di The Voice è speciale perché parliamo di AmarCord. AmarCord Time, è il caso di dirlo. È la prima volta che fai un angolo di The Voice in tre? Sì, è la prima volta, quindi la novità. Secondo voi l'idea di che è stata? L'idea è stata quindi di Marco Sortino, è il caso di dirlo, o mia. Questo è il dubbio che vi lascio. Come siamo arrivati qui è merito mio. Sì, okay. È il merito di tutti. Poi dietro di me non c'è nessuno, ma diamo grazie a te Gianfranco, che lo vediamo qui dietro le telecamere, lui che ci ha riuniti. No, sto scherzando. Angolo di The Voice, AmarCord Time, non sapete cosa sto dicendo, ve lo dico adesso perché io vi lancio degli argomenti e voi me ne parlate. Il primo argomento che mi viene in mente, parliamo di Topo Gigio. Cosa vi riporta Topo Gigio? Vabbè, è troppo facile, sono in casa. Vai, allora. attenzione. Ce l'ho. Eccolo. Eccolo qui. Preciso, parte. Casuale l'argomento, totalmente casuale. Topo Gigio è la mia infanzia, completamente, perché ritorno negli anni, inizio anni 90, e io custodisco gelosamente questo pupazzo, che come vedi è anche tutto impolverato, perché è appoggiato sulla mensola di camera mia, perché è il pupazzo con il quale sono cresciuto. Questa è una copia, l'originale, ne ho un altro, giuro, ne ho un altro, tutto rotto, che sta sempre sul mio letto a prescindere. Io avevo uno zaino che mi hanno regalato in prima elementare, e l'Invicta? No, di Topo Gigio. Ah. L'Invicta è arrivata, se non sbaglio, alla quarta elementare, però ho fatto prima, seconda e terza elementare con lo zaino di Topo Gigio regalato da mia zia. Topo Gigio, Sortino? Niente, tabula rasa. No, ma che sfigati che siete quando volete. Adesso Rovigo non c'è Topo Gigio. No, Rovigo esiste. Adesso ve la butto lì da intenditore. Signori, rete 4. Sì. Ore 7, l'ora del capitano, gli episodi di Topo Gigio con sigla di Cristina D'Avena. Vabbè. Però non era il suo idolo e a me questa cosa. No, ma stai scherzando? Era il tuo idolo o no? C'era Vito. Erano Vito e Topo Gigio, ragazzi. Ah, questo ne sa. Allora, ragazzi, la premessa è questa: lui non sa nulla, però di ste cose ne sa a pacchi. È vero, è vero. Topo Gigio a me avrebbe fatto impazzire. Topo Gigio nel. Io compravo anche le cassette del cartone animato. Del cartone animato. Il Tintino d'Oro, raggiungeva l'apice. Sì, no, però nei cartoni animati io lo. Ti metto in difficoltà, come si chiamava il gatto di Topo Gigio? Madonna mia. Io lo so, Megalo. Grandissimo, lo sa, signore e signori, Marco Sortino. Per me c'è solo Topo Gigio, non avessi potuto rispondere. E poi c'era anche l'altro gatto, quello arancione e quello verde. Ti ricordi i nomi? No. Possiamo cantare la. Vabbè. Evviva Topo. Evviva! Vai! Carana. È arrivato Topo. Dopo tagliamo. Topo Gigio. Di quelle è proprio bellissimo. Vabbè. Allora, Topo Gigio ci riporta indietro nel tempo. Lo metto qui in mezzo a noi. Esatto, perfetto. Che comunque assomiglia molto a Mario. Sì, Topo Giuliante, vedete qui con la G e Topo Giuliante. Eccolo qui. E siamo partiti forte con Topo Gigio, allora continuiamo e la seconda domanda che faccio è questa. L'albero azzurro. Sortino mi ha messo una pulce nell'orecchio. Cosa vi riporta, cosa vi ricorda l'albero azzurro? Vi dico, per me l'albero azzurro la mattina era la colazione, l'albero azzurro e poi andare a scuola. Vai, venite. Orso Balosso. Voi vi ricordate chi è Orso Balosso? Sì. Chi è? Nanana. Era un orsacchiotto fantomatico, fiabeggiante, che insieme alla sua compagna raccontavano, interpretavano sempre una favola come intramezzo all'interno della puntata. Sì, me lo ricordo. A me faceva impazzire quando. E faceva Dodò Orso Balosso. Nell'albero, e mi impazzivo. Era troppo bello. Mi piacevano queste cose dell'albero azzurro. Esatto, Dodò uguale, mi piaceva uguale pure a me. Dai, dammi qualche altra novità sull'albero azzurro, che sicuro ne hai mille. Beh, sicuramente ricorderete i primi due conduttori, che erano Claudio e Francesca. Ok. Poi sostituiti da Empirio e Augusta. Augusta che prima invece interpretava un personaggio secondario, che era un gatto, e poi dopo è stata presa come conduttrice, presentatrice, personaggio, insomma, principale.
E poi ho smesso di seguirlo, perché comunque prima di tutto è cambiato il doppiatore di Dodò. E questa cosa secondo me è stato un cambio abbastanza forte, brusco. Per noi è per stato, noi è abituati, diverso, noi ragazzi degli anni 90. Voglio te. Sei un nostalgico? Sì, un sacco. Però, sì, anch'io sono un nostalgico. Scusami, la Melevisione la si può paragonare all'Albero Azzurro? Assolutamente no, io sono contro la Melevisione. No, contro la Melevisione. Pienamente d'accordo con Mario. No, contro. Per me, dopo l'Albero Azzurro, c'è il nulla. Cioè, nel senso che anche quel, per da quel me. Lato lì. Però... ma voi Solletico non lo guardavate? Sì, ma Solletico era anche una situazione diversa. C'è la lenticchia con Solletico. No, Solletico non è una situazione diversa, perché era sempre un format pomeridiano alle 4 di pomeriggio, come la Melevisione. Quindi non è una però Solletico lancia, Solletico ti lanciava i cartoni animati, tra cui anche la Melevisione. Ma era una cosa diversa. Era anche una struttura. Però la Melevisione aveva una cosa, aveva una struttura diversa. Poi è chiaro che per noi non era come l'Albero Azzurro. Però idealmente sì, le generazioni successive sì. Io la mia visione la guardavo con mia cugina appena nata. Infatti non mi piaceva. Si vedono i risultati, ragazzi, si vedono i risultati. Ho 10 anni, non piaceva più. Non ti piaceva chi, la cugina? La mia visione. Ah, ok. Vabbè, direi che ragazzi stiamo andando forti, io non mi fermo, vi sparo altri nomi. Direi che ci spostiamo un attimo da questo ambito. Qui vi cito tre situazioni, voi mi dite cosa vi ricordano, e quindi direi che siamo molto vicini perché gli amici a casa sapranno. Vi cito un prato verde lungo tantissimi chilometri, vi cito la catapulta infernale e vi cito anche un certo Julian Ross. No, Julian Ross, il mio idolo. È il giocatore più forte del... Parliamo di Olio Benji, ovviamente. Julian Ross è il giocatore più forte del cartone, punto. Cioè, poi può piacere... Più forte di Oliver Hutton. È più forte di Oliver Hutton, Julian Ross, è evidente. Poi i problemi cardiaci, eccetera, eccetera, lo fanno un personaggio idealizzato. Però Julian Ross è il giocatore più forte del cartone. Il mio idolo era Tom Becker, ma per un semplice motivo. Io da calciatore dei tempi giocavo alla sinistra, avevo il numero 11, come Tom Becker che giocava alla sinistra il numero 11. E ogni volta che lo riproponevano e lui se ne andava per i viaggi di lavoro del padre, per me era una tristezza di mano. Però Julian Ross è il giocatore più forte di tutta la saga. Mark Landers tutta viene la viene fuori vita. Il suo animo da saziente. Spiego il perché. Perché Mark Landers ragazzi, ogni scelta che fa poi la spiega. Spiego il perché. Perché Mark Landers, perché ricordiamo, Ollie Benji si sviluppa anche come manga. Certo. Va a giocare alla Juventus. È vero. E quindi è il tuo idolo per questo? Cioè, quindi il tuo idolo è la Juventinità, forte, carismatico. Cioè, però non si vincente. Chiama Juventus. No, vabbè. Come si chiamava? Non me lo ricordo. No, assolutamente. Il mio idolo, vabbè, non me lo ricordo. Oliver Hutton è scontato. Piemonte, una cosa del genere, mi sembra. Mi ricordo una puntata in cui c'è Roberto Baggio. Sì. Io mi ricordo... All'aeroporto che gli chiedono... Lui è Roberto. No, io il mio idolo, lo dico qua, è Alan Crocker. Ve lo ricordate, il portiere della New Team, che prendeva una valanga di gol, però in una situazione, in questa puntata, mi ricordo fenomeno. Che Oliver lo caricò a molla e gli fece i 100 rigori sulla spiaggia per allenarlo. È vero. Sì. E mi ricordo in quella partita Alan Crocker tirò fuori tutto quell'animo ribelle che aveva dentro. Un po' come Don. Sì, esatto, quindi è uno di quelli che cresce piano piano, quindi per me rimane il migliore insieme a Bruce Harper, che tirò mezza la faccia contro il palo, me lo ricordo. Però tanto scarso, ma alla fine c'è sempre. Chi? Bruce Spencer. Bruce Spencer. Se sotto nel buffer trovate scritto Bruce Spencer, io farò una errore ricerca mio, su Google. Chiedo scusa. E quindi Sortino, che è l'uomo che sa tutto, purtroppo questa volta sbaglia. Lapsus freudiani. Andiamo avanti. Tre nomi importanti. È quasi magia Johnny, non Alvin piacerà. Superstar e poi Rossana. Dai. Lascia parlare Giacomo. No, io Rossana. Tutta. Oh, Gigi. No, Rossana, era quello che mi piaceva, Italia 1 al pomeriggio, quando finivo di fare i compiti. Era questo. Lì, Com'è che facevano con Rossana poi il pomeriggio? Rossana, devi pensarci un po' tu. No, ok. Insieme a quella? Sì, non... Dipendeva dai periodi. No, un vuoto periodo, totale. Ma dipendeva, insomma. Sì. Cioè, tipo, cioè, quasi magia Johnny e dopo, a pranzo, scusate, all'1:15 si tornava a casa. Non vi piaceva quasi mangiare Johnny? Ma non avevo l'abitudine di accendere la TV all'1:15 io quando vivevi in un convento? No, vivevo che mangiavo insieme alla mia famiglia e accendevo la televisione dopo, quando cominciava Olly e Benji, Simpson, Go, Dragon Ball. Kenny il Guerriero? No. Ma forse Kenny il Guerriero... Noi siamo troppo giovani. È la tua generazione, è quei 3 o 4 anni in più
di Kenny il Guerriero. Io di Kenny il Guerriero ho letto qualche fumetto, però esatto. Il cartone di Kenny il Guerriero che facevano su 7 gol, mi sembra. Sì, sì, sì. Insieme a City Hunter. City Hunter, grandissima roba. E torna vai. Con la 44 Magnum e il martellone. 10 T, 100 T a seconda della situazione. No, però ti, non mi trovo d'accordo. Era nella nostra generazione. Sì, in 3-4 anni cambiava tanto. Sì. Sì, sto sentendo vecchissimo, bro. Conosco tanti amici che guardavano Kenny il Guerriero. Io non avevo quella passione. Errore. Ma voi Bonkers lo guardavate? No, assolutamente no. Bonkers, il gatto della Disney? Bonkers. No. Bonkers? Bonkers. No. Il gatto in poliziotto? No. In compenso di gatto non mi viene in mente nulla. Ah no, vedevo Calimero. No, Calimero. I Pokémon. No, Pokémon ho avuto una situazione che mi piacevano fino a un certo punto. Perché dai. Sei un'altra generazione. A te piacevano. Certo che sì. Anche a me. Tu non giocavi con i Game Boy a Pokémon? O sì? No, perché non mi piaceva. Vedi, a noi sì, a noi piacevano per forza. Tu sei un'altra generazione, Mario. Sì. Ma ci portiamo 3 anni, ci portiamo. Cioè però sono quei 3 anni di differenza. Perché quando cambia quando l'adolescenza. Pokémon, noi avevamo 9 anni, 10 anni. Io ero in quarta 13. Elementare. Quindi Bulbasaur mi piaceva tantissimo. No, a me piaceva Charmander. Anche a me. Li ho fatti trovare. E... No, è un altro suo fratello. A proposito, salutiamo in diretta il... Ciccio Brienza. Salutiamo Ciccio Brienza. Sì. Il caso di dirlo. Stefano Brienza, un saluto. Qui c'è tuo fratello, quando vuoi. E lo puoi trovare. Rimaniamo sul tema dei cartoni animati e poi passiamo ad altri argomenti anche molto interessanti. Piccanti. Ma è il caso di dirlo. Croccante. Il Sortino utilizza questo termine. Rimaniamo sui cartoni animati, però ci spostiamo, direi, dal lato Walt Disney. Bello. Perché anche credo che quei cartoni animati ci hanno accompagnato e ci accompagnano tuttora, vi dico la sincera verità. E allora direi, chi mettiamo sul podio? I tuoi 3 cartoni preferiti della Walt Disney e poi ti dico della Walt Disney e poi i tuoi. Sono ammessi tutti, direi che forse quelli un po' più antichi sono quelli che esprimono ancora. Allora, di più. Vai. Peter Pan. Primo. No. Ma sai che assomigli un po' a Peter Pan? No, allora, primo era Leone. Ok. Peter Pan. Libro della giungla. Però tra tutti questi io al primo posto metto anche Toy Story, che non è Disney, è Pixar. No, è Disney e Pixar. Sì, però è diverso come sì. Grande, non è un grande classico Disney Toy Story. Sì, rientra nei grandi classici. Rientra, sei sicuro? Sì. Però è un stile diverso. Ma perché ormai si è evoluta. Vabbè, la grafica. Vabbè, Toy Story per me è stato il cartone. Insieme al Re Leone è stato veramente il cartone, quello con il quale si consumavano le cassette. Poi insieme al Libro della Giungla ti metto anche Hercules. Cioè non mi fai a farmene dire 3, dai! Assomigli un po' a Hercules. Te ne posso dire? Sì, allora, facciamone 5? Visto che ne hanno fatti 5. Questi sono i tuoi 5, quindi nell'ordine ripeti. Ah. Il quinto? Il Libro della Giungla. Il quarto? Il quarto è difficile. No, vabbè, non c'è primo quinto, ci sono i top 5 in ordine spazio. La top 5 in ordine spazio. Sì, sì, okay. Sì. Sortino, la tua top 5? Ma guarda... Mi si è spento il Sortino. No, perché sono bei pausa ricordi. Pausa scenica. Sì, la cosiddetta pausa scena. Anni e anni di studio, no? Sì. Fai danni, ricordiamo. Se per caso capitate il 21 febbraio, chiedetemi informazioni. All'angolo di The Voice mi pagano perché io ti ospito, prego. No, sei tu che paghi per andare adesso. Ma guarda, per una questione sentimentale, affettiva, ti dico il Re Leone anch'io come primo. E poi non ho una top 5, io metto al podio, a pari merito, Robin Hood e Dumbo. Però... Vai, The Voice, la grande. It's your time. Ma io nell'ordine metto primo Libro della Giungla. Perché secondo me il Libro della Giungla è... La colonna sonora del Libro della Giungla è qualcosa di magico. Mi è piaciuto. Come per dirti, scusami, dopo ti faccio finire, a me è molto piaciuto il Re Leone 2. Molto. Sai, rientriamo in un ambito discutibile. Non rientra tra i grandi classici, cioè, perché i sequel, ricordiamo, non rientrano mai. Ma anche per me, 2, 3... Però sai, la carica dei 102... Ma cos'è? Continua la carica dei 101. Ma c'è veramente... Ma esiste? Ma stai scherzando? Hanno fatto il sequel di qualsiasi cartone. A me piaceva molto il ritorno di Jafar. Bello, bello. Perché come fai a non mettere Aladdin? Dai, non puoi metterne 5, dai. Ma a me faceva paura. Uno deve fare una scelta nella vita, cioè... Hai ragione. Se hai la carne, però puoi scegliere tra la costata di manzo e il vitello. Cioè, o tra il kebab e il McDonald's. Esatto, cioè uno poi... Due scelte pazzesche, tra l'altro. Sto dicendo. Però, prendere un bel gelato. Posso dare la mia classifica? Sì. Ok, io metto il Libro della Giungla. Ma io non so se interessi la tua classifica. Neanche io, però la dico. Allora la metto. Mi è creduto Gigio, lo prendo io. Allora la metto in ordine sparso. Faccio la top 5 sparsa. Ok, Libro della Giungla. Robin Hood, chiedo scusa. E il terzo è il Re Leone.
Sono questi, dai. Ma voi si consumavano le cassette VHS? Sì. Bellissimo. Tra cui io avevo la cassetta di Dumbo, che era verde. Io avevo la cassetta di Dumbo della Walt Disney. Edizione... Era di tutte le cassette VHS, sì. Tutte nere, io l'avevo verde. Io mi ricordo che insieme a mia cugina guardavamo i cartoni insieme, però il problema era che c'erano quelli che piacevano di più a tutti e due. Ma cosa mi dici mai? E lei si portava a casa i miei VHS. Quindi cosa facevo? Che Hercules, non volevo darglielo perché è uno dei miei preferiti, mettevo Hercules nella custodia di un cartone che non le piaceva e rimaneva in casa mia, ovviamente. E quindi si arrivava a questo pur di non... Si arrivava a questo, ma veramente. Cioè tu ne hai ingannato tua cugina? Per anni. E lei non lo sa ancora, lo scoprirà guardando questa puntata, probabilmente. Forse magari ti verrà... Adesso ormai non gli fregherà più niente. No, però magari ha un risentimento per colpa di Hercules. Diciamo, non ho mai avuto modo di poter visionare un Hercules perché non mi è stato mai data l'opportunità. No, io sono fiero di questa cosa. È proprio forte. Sì, sì, Hercules, non me lo spot. Tra l'altro il gioco di Hercules della Play 1 era una delle cose più belle della storia. C'è un silenzio scenico. Stratosferico. No, cioè, è stato uno dei giochi... Te, Hercules e Tarzan, i giochi di... No, Tarzan era già... No, Hercules. Io mi ricordo a Play 1. Hercules e Play 1 era eccezionale. Esatto, non come Tarzan. Vabbè. Dai, Hercules era meglio. Sottino. Guarda, ho guardato di recente Il Re Leone e c'è una grande tristezza. Ti dico perché. Se tu adesso cercherai momento streaming sì. O comunque compri il DVD, quello che è, allora i cartoni animati Disney in VHS come li guardavamo noi erano delle opere d'arte perché erano quasi degli acquerelli, dei dipinti. Sì. Adesso li hanno tutti digitalizzati. E fidate, provate a guardare Il Re Leone digitalizzato, fa metà dell'effetto. Davvero? Sì. Però. Interessante. No, ma io cosa, scusami cosa, se prego, mi prego. C'erano i cartoni che voi non riuscivate a guardare? Sì. Tipo Bambi, io dopo io 20 minuti spegnevo. Io ti dico la verità, Bambi l'avrò visto una volta o due. La perché Ursula mi faceva paura. No. No, in realtà no, che io avevo sempre quei cartoni lì, mi vedevo sempre quelli. Poi ne ho visti anche altri. Però no, poi di base, cioè, ho dato una chance a tutti. Però è così, poi ho deciso che io mi sarei comunque guardato quei cartoni lì. Cioè, quindi in realtà li ho visti un po' tutti. Non ricordo di preciso qualche cartone che... Ma io c'erano questi due che... Io prendevo paura, cioè, alcuni io tuttora sono tabù, che so che non fanno paura, però ti hanno fatto paura da piccolo. Beh, allora c'era, non so se avete mai visto, Taro nella pentola magica? No. Sì, l'ho visto, è un classico Disney, ricordo. Ma non molto diffuso. E oppure vediamo Alice nel Paese delle Meraviglie. Anche, è vero, anche io non riesco. Esatto, adesso che ci penso. Sì. Adesso che ci penso, quando c'è la regina, quella sì, parte sì, finale sì. Lì. No, ma è proprio quando va nel Paese delle Meraviglie che è tutto buio. Questa cupo, situazione sì. Malefica, fiabesca, a me proprio non piace. E poi non so se vi ricordate, c'era una casa di produzione di cartoni animati che aveva come simbolo una stella. La Stardust. Quella con la stella. Sì, tipo. Che faceva tipo. Io avevo visto Pinocchio. Gli sceriffi delle stelle. Io avevo visto Pinocchio, esatto, di quello. Ricordo. E io non sono mai riuscito a finire quella cassetta. Sì, mi ricordo. Mai. Io avevo della Stardust, avevo. Che era una casa di produzione, vero? Scusate, un crampo in diretta. Un crampo in diretta per Sortino. E. Incredibile. Io sono senza parole. No, veramente. Vabbè, raga, ho fatto parete stamattina. E anche dopo Gigi è rimasto abbastanza sconvolto. No, c'erano diversi cartoni animati e rifacevano, è vero, queste situazioni tipo Pinocchio, quelli che... Sì, riproponevano le favole. Assolutamente, da allontanare rispetto a quello che era Walt Disney. No, beh, certo. Quindi non è il caso. Ci concentriamo adesso e qua arriviamo sul pezzo forte, parliamo di sport. No, beh, il pezzo forte sono i cartoni. Pezzo forte è anche quello che sto per dire, lo sport. Però vabbè, i cartoni rimangono in assoluto quello che ci hanno accompagnato di più. Però pezzo forte è lo sport, perché qui adesso ci scateniamo, torniamo molto io indietro nel tempo. Io anticipo che potrei abbandonare il programma se afferma certe cose. Ok, la prima domanda è... Ipocriti. Sì, sì. La prima domanda è... Il vostro giocatore, il giocatore preferito che vi ha accompagnato durante l'infanzia, comunque durante l'adolescenza, quello che vi ha comunque stupito di più, cioè il ricordo che portate di un giocatore che proprio è vostro, lo sentite vostro? Io? Sì. Allora, la storia narra che il giocatore che mi fa amare il calcio è Kenneth Anderson. Pensavo Julian Ross, vai. No, Julian Ross è il numero uno in assoluto. Perfetto. Però Kenneth Anderson è quello che mi fa dire il calcio è uno sport meraviglioso, perché è la prima volta che vado allo stadio, in Bologna Udinese nel 95-96 mi sembra, e stavo cominciando a capire cos'era il pallone, mi fermo alla classica bancarella, mio padre mi compra la maglia di Kenneth Anderson che ho ancora, ovviamente farlocca. Sì, sì, vabbè, tarocca assolutamente, in termini sì. Preciso. E lì mi innamoro di Kenneth. Poi l'anno dopo arriva a Bologna Roberto Baggio,
E cosa fai? Non compri la maglia di Roberto Baggio? Giusto. Compri la maglia di Roberto Baggio. L'anno dopo arriva a Bologna Beppe Signori. E cosa fai? Non compri la maglia di Beppe Signori? Certo che compri la maglia di Beppe Signori. Quindi ci sono stati questi tre idoli assoluti per me. Kenneth, perché è il primo, è il maestro, okay, è il capostipite di tutto quello che succederà. Poi Roberto Baggio, perché è Roberto Baggio. E Beppe Signori, più che altro per la continuità, perché rimane a Bologna 6-7 anni, quindi sai, il numero uno per continuità, gli altri due per sentimento vero e proprio. Fortino? Alessandro Del Piero. Ci sta. Ci sta, perché? Del Piero aveva solo un difetto. Giocare nella Juve. Va bene, dai. Se l'hai provocato. Ma no, perché Alessandro Del Piero è dello stesso paese di mia mamma. Quindi è mio cugino. No, magari. Quindi sai, l'ho sempre sentito in qualche modo, mi sono sempre sentito in qualche modo partecipe, in cioè collegato lui in qualcosa. La storia, la sua. Poi sai, ogni volta che andavo dai nonni lì a Susegana, perché lui in realtà è di San Vendemmiano, però attaccato c'è un paesino, si chiama Susegana, e vedevo sempre la casa dove vivevano i suoi, e ho visto il primo del fan club d'Italia, e poi sai, non so, però ti connetteva in qualche modo a questo giocatore, tanto che io all'inizio ho cominciato a seguire la Juventus non tanto perché era la Juventus, ma perché giocava Del Piero, certo. La prima maglia che i miei mi ha comprato Tarocca Del Piero, e quindi ti dico, era quasi più un tifare Del Piero più che la Juventus. C'erano delle volte che se Del Piero usciva al 70esimo e aveva fatto un gol, io ero felice e basta, spegnevo la partita. Cioè, quindi c'era un amore vero proprio nei confronti del Piero. Sì, e chiunque dei miei amici, voi possiate un giorno magari conoscere robe varie, io anche, adesso una piccola parentesi, prego, nel 2007-2008 che a PES e a FIFA la Juve era scarsissima, perché comunque era... Perché era scarsissima anche nella realtà. Vabbè, è arrivata seconda, però vabbè. È una massacra. È del Bologna lui, non si vede. Prego, vai. Io comunque a FIFA o PES prendevo Del Piero, prendevo la Juve, scusate. Certo. Prendevo la Juve e Del Piero non usciva dal campo. E io provavo solo a fare un tipo di gol. Del Piero che si accentra e con l'R2 la caccia la a giro. La caccia a giro, un secondo, pare. Non riuscivo a prendere, ma tuttora io prendo la Juve e non riesco a usare altre squadre. Quindi è... Mario, ci sta, ma Ronaldo quale? Allora, ragazzi, ve lo dico, quale dei due? Lo dico qui, allora, esiste un Ronaldo che è R9, al quale hanno dedicato anche un gioco alla PlayStation, uno che si chiamava Ronaldo V Football, che io ho avuto, non ci ho giocato tantissimo neanche io, però solo per il gusto, per averlo e vederlo. Sei in alta generazione te, ma perché Ronaldo è forse il giocatore più forte, cioè li metti insieme a Maradona e Pelé, ci metti Ronaldo, non è un paragone che puoi fare. Ok, io credo che Giacomo Bianchi può essere d'accordo con me. Io ho visto giocare Ronaldo e... cioè io credo che per me... Ronaldo mi ha accompagnato. Poi se ti devo dire altri... Io sono convinto che entra un fattore nostalgico che ti fa apprezzare più il passato che quello che stiamo vivendo. Sì, ok, però sì, il Ronaldo del primo anno all'Inter, il Ronaldo del Barcellona... Il Ronaldo, ma anche il Ronaldo al Real Madrid. Real Madrid. Cioè Ronaldo ha vinto un mondiale io, da solo. Un giocatore... Ma che da solo, che aveva uno squadrone nel 2002? Sicuramente aveva uno squadrone. Dicendo. Ha vinto un mondiale da solo. Ma che da lui, solo, che aveva Caccaro, Ronaldinho, Gilberto Silva, Roberto Carlos, Cafu, Lucio. Ma cosa stai dicendo? Ecco. Vabbè, il fenomeno rimane il fenomeno. No, ma lui non ha... Poi ci sta, guarda, sono d'accordo sul fatto che non puoi paragonare i giocatori. Non sono paragonabili, perché ti dico... con la bene, cioè, il Ronaldo di adesso, se adesso tu li metti insieme in una partita, lo sfonda. Poi dopo se tu guardi dei parametri, che era il tipo di preparazione, il tipo di contesto, è un altro discorso. Vabbè, come non puoi paragonare Maradona a Pelé. Ma certamente. Come però, io ti fenomeno... dico, Pelé, non vogliatemene male, per dove ha giocato non, e nel periodo storico in cui ha giocato, non è sicuramente il giocatore più forte della storia. Ma è nato un grande giorno, tra l'altro. La vedo così io. Momento scenico. La maglia che avete sempre sognato ma non avete avuto. Totti. Dottore? No, in realtà me la sono comprata quella che volevo. È stata... Erano due, Vai.
La prima, questo c'hai i soldi. Sì, vai, la vai. Prima quella di Del Piero, l'ultima di Del Piero della Juventus. Ok. L'altra la prima di Del Piero della Juventus. No. L'altra è stata di un altro giocatore che mi ero veramente appassionato, che era Morata, e lui con la nuova maglia giocò un'unica partita perché fu in anteprima nella finale di Coppa Italia col Milan. Sì, vinta 1-0. Quella? Sì. Morata poi in estate fu ceduto, quindi lui la maglia dell'anno dopo non è mai esistita di Morata, però ce l'ho. Però. Perché mia morosa mi ha fatto trovare la sorpresa. Spettacolo. Sì, bellissimo. È una cosa pazzesca. Incredibile. La maglia più strana che avete comprato? Di giocatore che, non quelli famosi, comunque quelli che ti davano gusto, io ce l'ho. Ne ho troppe. Vai, scegliela. Io ho la maglia di Zagorakis della Grecia. Zagorakis, campione europeo della Grecia, miglior giocatore del torneo 2004, viene a Bologna, io quell'estate compro la maglia di Zagorakis. E ho la maglia di Zagorakis. Poi, molto bella, tarocco, ovviamente. Originale, bella, vera, che ho comprato, Adrian Mutu del Parma. Gran giocatore. No, non ho mai avuto questa passione casuale. No, cioè, io tanto. Io sì, tant'è che avevo comprato in Grecia, in gita all'ultimo anno di scuola, comprai la maglia dell'Olympiakos ed era un certo Babangida, il giocatore che mettevo la play, che correva... Devi comprare Rivaldo a sto punto. Avevo anche Rivaldo, io cercavo il giocatore, quando passo lì e vedo Babangida, mi collego subito al fatto che Babangida era nel mio tridente offensivo a PES e correva come un demonio. E allora io ho deciso di dare onore. Voi conoscevate Mitea dell'Ajax? Non prendevate mai Mitea a 95 di velocità? Sì, io prendevo quel se quello del Cameron, che aveva 96 di velocità e poi tutti 46. Cioè, quello non aveva neanche la possibilità di accelerare. Rimanendo nel nostalgico, ci allontaniamo un po' dalla nostra squadra del cuore, quindi ai giocatori che ci hanno rappresentato. E a livello di altri giocatori, comunque coppie che hanno giocato insieme, che ti hanno fatto un po' appassionare, tridenti d'attacco, quello che vuoi. Dimmi tu, quello che un po' ti ha emozionato, ti ha comunque fatto sognare, ti è piaciuto vederlo. Parlo io? Vai. Forse il Brasile del 2002. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Però anche Inzaghi, Vieri, Del Piero, Inzaghi, Vieri, Totti, Francia 98... Erano tanta roba. Mi vai, trattengo. Attenzione, aspetta, cioè, no, qui c'è un momento difficile, dimmi, ti trattieni perché? No, per evitare di ribloccare la registrazione. No, però se devo scegliere tanta roba, tantissima roba. Bellissima come scelta. Internazionale, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Tu? Allora, a me piaceva veramente tanto Mutu, Adriano, Gilardino, Parma del 2002-2003. La maglia di Mutu che ho è di quella stagione. Bellissima. Bellissima con le bande gialle e blu, bellissima, stupenda. Una delle più belle maglie dopo quella dell'Inter orizzontale della Umbro. Quella che vinse la Coppa UEFA. Sì, bellissima quella lì. Credo è la più bella, maglia più bella della storia, no, quella lì. Vengono tutte dopo la maglia della Samp. Tutte queste maglie vengono dopo la maglia della Samp. Bellissima la maglia della Samp. Molto bella. 3-4 copie. Vabbè, benissimo. Beh, però. Io è difficile perché a me piaceva molto il Real Madrid. Però con Ronaldo. Figo Morientes. No, c'era Raul. E io FIFA ero ignorante all'epoca. Figo attaccante centrale e Morientes. Ronaldo, Raul e poi c'era, vabbè, Figo e poi c'era il biondo di Manchester che era Beckham. Quindi era... La più forte ala della storia. Sì. Beh, ma siamo già più recenti qua. Penso che abbiano vinto, nel senso che Beckham ha vinto. Sei inizio anni 2000. Esatto, cioè, non è che siamo nel 2000. Sì, io dico del 2001, 2002. Sì, però anche... Che Ronaldo non era neanche Ronaldo, era numero 18 o numero 9. Non aveva i diritti. Ce l'ha con Ronaldo, sì. Ce l'ha con Ronaldo. Numero 9. No, 99 addirittura. No, 9 forse. Sì, però anche Battistuta, Totti, Montella. Ah, ovvio, cioè. Ma cioè, quelli hanno vinto, ma... Oppure Vieri, Salas. Cioè, torniamo a Poboschi. Sì. Torniamo in certi giocatori. Vieri, Salas. Vieri, Salas, una coppia... Cioè, comunque la Lazio, che non sbaglio, con però... Esatto, che fumava il sigaro tra il primo e il secondo tempo per prendere ossigeno. E... Non conoscevo giocatori così. Zaghetta, intervallo. Mi traduci Zaghetta? La sigaretta. Per il telespettatore. E so che Giacomo Bianchi ha portato anche delle altre maglie, quindi a questo punto le farei vedere. No, ce le ho, sì, scusa. Mi alzo? Prego. Pausa. Io sono scenica. Sì, assolutamente. No, altre maglie no, sono due delle quali abbiamo già parlato, non ho tirato in ballo perché... Vabbè, è giusto farle vedere.
Che sono? Queste belle. Bellissimo. Originale, zi? Originale. No, è tarocca, vedi? Sì, tarocca. Questo è un Ronaldinho, l'anno 2006, credo. Questo l'anno in cui il Barça vince la Champions. Questo è 2000. È l'anno in cui butta fuori il Milan facendo il sombrero a Gattuso. Quindi che anno è? Non lo so. 2004. No, è più recente. È il 2004-2005 questo? No, molto più recente. No, è l'anno di Julie. Che c'è Julie al Barça, vince la Champions. 2005-2006. Sicuro, 100%. Vabbè. Vai a vedere. Il Barça vince la Champions nel 2006. Vabbè. Sicuro? 100%. L'altra? L'altra è la classica. Vabbè. Beppe. Signori. Bellissimo questa. Bellissimo. Posso? Questa è veramente bella. Sì. Maneggiare con cura, grazie. Ah, prego, sei sicuro? L'hai mai usata per un calcetto? Mai. Ma le vendi? No. Cioè, se qualcuno vuole... Bellissima. Bianchi potrebbe metterle in vendita al modico prezzo di? No. Se ti offrono 100.000 euro la vendi, penso. Ah, ci pensiamo. Questa di 100.000 euro. I miei me l'ha fatto trovare un uovo di Pasqua. Bellissima. E io credevo che... Luciano. Sì, mio papà Luciano, mia mamma Luciana. Particolarità. E me le fece trovare un uovo di Pasqua e niente, io pensavo che il forno nel quale si fece l'uovo di Pasqua mettesse le maglie originali dentro, in realtà l'avevano fatto fare manualmente. Però. Fu bellissimo, avevo 10 anni quindi. L'uovo di Pasqua tu trovavi i giochini della Kinder, io trovavo la maglia di Beppe Signore. Oh, ottimo. Ci sei? Sei contento? Sì, vuoi dire altro? Vuoi aggiungere? Perfetto. Ti è piaciuta questa puntata? Sì, se non crolla lo studio. E vi lascio con un'ultima domanda. A livello nostalgico. La canzone. Cosa vorreste prendere dagli anni 90? Cosa vorreste avere qui? E poi alla fine anche un po' come sono cambiati questi tempi per voi. Ma dici a livello generale? Sì, a livello generale, ovvio che... Manca un trend, secondo me. Cioè, negli anni 90, tutte cose che vedi poi post, perché magari tra 10 anni si vedrà, sì. Guarda che moda che c'era nel... Già adesso lo vedi, che moda c'era dal 2000 al 2005, non so, gli occhialini fatti in un modo, cose che le vedi dopo. Però manca un trend, c'è molta più casualità, mode passeggere, non c'è un filone unico. Mentre, non so, negli anni 90, per 5, 6, 7 anni, c'era uno sviluppo di un qualcosa, un percorso. Adesso è molto più incline a cambiamenti tra... Sta roba qua va di moda per 2 mesi? Tra 2 mesi non va più di moda. Per il mio. Sì, no, io sono d'accordo e sempre legato a questo dico il fatto che forse noi avevamo, tra virgolette, poca scelta sulle cose che ci circondavano. E forse era meglio. Ma non perché adesso ci siano troppe cose, troppi interessi, però mi sembra che uno faccia anche fatica a coltivare un interesse perché hai talmente tanto bombardamento da tutto quello che ti circonda che non riesci a stare dietro a tutto. Cambiamento in continuo. Noi invece avevamo quelle 10, cioè dico un numero a caso, cose alle quali che potevamo seguire, sulle quali ci potevamo concentrare, potevano essere hobby, passioni, divertimenti, certo. Per qualcuno lavoro. E forse nella sua facilità era più bello appassionarsi di queste cose, perché c'era più continuità forse. E cioè cosa vorreste avere che non avete, che non c'è più o comunque c'è di meno rispetto a prima? Io ce l'ho, per dirti. Cioè a me manca molto, non so se l'avete vissuto anche voi, però il fatto di poter uscire di casa e giocare a pallone per strada. Per dirtelo io. Quindi credo che quella cosa lì, che è un percorso della mia vita. Beh, poi ma non è so... che adesso non possono farlo. No, però ti sto non dicendo. Non vogliono più farlo. No, la serenità che tu facevi, cioè la serenità di quella uscire. Quella è la spensieratezza di quando sei bambino. Sì, però diverso. Sai, io noto che ultimamente, perché ci sono attenzioni diverse, cioè prima facevi quello anche perché avevi poca scelta rispetto ad alcune cose. Adesso invece un po' sei condizionato. Cioè a me manca molto quello, vedo che non è più come prima, io ragazzi per strada non li vedo più giocare. Ma sai cosa? È una banalità. Il ragazzino di 8 anni adesso ha il cellulare. Esatto. Cioè, adesso faccio la frase scontata. Tu col cellulare hai tutto. Faccio la frase scontata. Cioè hai... Ovvio che è una... No, ho capito. Però noi che non avevamo il cellulare a 8 anni, cosa facevamo per uscire con i nostri amici? Andavo al cancello del mio amico di fianco, gli suonavo, lui scendeva, andavamo al parco, stavamo al parco 2 ore, poi sapevamo che alle 7 dovevamo tornare a casa. Non 2000 telefonate dei genitori. Cioè, questo era tutto, certo.
ragazzi, e mo vo buco sto pallone. Quindi dagli anni 90, o comunque, cioè, voi non prendete, cioè, un oggetto che vi portereste? I Biocombat. Giocavate ai Biocombat? No, a Micro Machine. Le mini 4VD. I robot trasformabili in animale, non giocavate? No. Rombi di tuono, cieli di fuoco. Perfetto. Per i Biocombat. Vabbè, io rimango fedele, mi porterei Emilio, il robot. Grande Emilio! Sono nostalgico. Avevo anch'io, me l'hanno regalato a Natale, perché la mia invenzione fu: compriamo, regalatemi quello, perché la mattina svegliarti ad avere il robot che, sì, ti portava la colazione. Che non lo faceva, c'era solo, esatto, la pubblicità, ovviamente. Perché poi quando tu parlavi e sentivi Emilio che diceva buongiorno, e poi rifacevi la tua voce, capivi che oggettivamente c'era qualcosa che non andava. Ragazzi, siamo alla fine. La puntata è stata lunga, però credo che ci siamo divertiti. Abbiamo un sacco. Abbiamo parlato, siamo tornati indietro nel tempo. Ci vediamo tutte le settimane. Ok, quando qui con Marco Sortino. Istituiamo un angolo di The Voice Sortino Edition. Facciamo così. Summer Christmas. Summer Christmas. Summer Christmas. Cosa c'entra? Ma no, vabbè, ragazzi, è partito. E a questo punto no, io vi saluto e vi ringrazio e per aver sperimentato. Ma Roma, siamo partiti in quinta, ragazzi, ok. No, vi ringrazio, dai, perché abbiamo iniziato, dai, abbiamo iniziato in tre. Sperimentiamo questo trio. E no, grazie mille a Marco Sortino per essere stato qui. Grazie. Sempre un piacere. Esatto, grazie a Giacomo Bianchi. A te, Mario, grazie davvero. 7-8. Manfrotto. E grazie a Topo Gigio che vi saluta. Vi saluta anche Mario The Voice. E niente, rimanete qui sempre con Mario The Voice, ma soprattutto seguite l'angolo di The Voice. Mettete il piace, il like. Qui dietro avete il muro. Ciao Pippo Patti. YouTube e Instagram. Ciao a tutti, ormai proprio abbiamo degenerato. Però, scusa, la chiudo qui, non la chiudo, no, qui. Remake. Mandalo a Nicola Savino al suo anni 90. Savino, se hai voglia di sfidarmi, vieni qua, e poi sto scherzando. Un saluto a Nicola Savino, che magari un giorno ci vede e dice: questi ragazzi parlano di Amar Cortai. E quindi faccio altro. Vabbè. Un saluto a tutti, grazie ancora. Ciao ragazzi. No, scusa, colpa mia. Perché Rovigo, tu puoi entrare dopo. No, comincia alle 8 il JTL. Tu puoi girare tutto il giorno. E alle 8 tu non puoi girare. Cioè, grazie, non gira più nessuno. No, deserto, non te lo giuro. Questo è il mio The Voice. Io mando in onda questo e ci siamo detti fino adesso. No, forse il tridente del Brasile 2002. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Porca puttana, scusate. No, come... Aspetta.